Innanzitutto, ti devo fare i complimenti per tutte le iniziative che hai messo in piedi in questo periodo. Tra l'altro, il Festival del giornalismo di Perugia sta diventando sempre più un evento importante in Italia. Credo che sia l'evento giornalistico più importante in Italia al momento. Quindi ti voglio chiedere in che modo è partito, qual è l'obiettivo che volevi raggiungere mettendo in piedi questa manifestazione? Allora, è partito proprio con l'obiettivo di parlare dell'informazione e del giornalismo in un momento di grande cambiamento del giornalismo e dell'informazione. E quindi, come dire, la spinta è stata quella, di voler condividere, di voler, iniziare a fare un discorso quanto più partecipato, quanto più, possibile pubblico su quello che stava succedendo all'informazione. Quindi sostanzialmente è stato questo, cioè la voglia di condividere un interesse. In questo caso l'interesse nostro era sul giornalismo, sull'informazione. Sicuramente, cioè, pensiamo che la nostra esigenza in qualche modo era la stessa di tantissime persone, visto il successo che poi ha avuto il festival. Chiaramente, peraltro, siccome parlavi di condivisione e pubblico, mi stupisce sempre il modo in cui tu, come giornalista, usi i social media, i nuovi strumenti, diciamo. Credi che possa essere una via percorribile da tutti oppure non fa per tutti usare i social network per diffondere Ma quella che è la nuova idea? secondo me, cioè io per quanto mi riguarda non potrei non utilizzarli. Non, cioè, è quasi una necessità come leggere il giornale la mattina ed informarmi. Quindi per me la condivisione, il fatto di condividere quello che penso, quello che vivo e quello che leggo è proprio quasi una cosa, come dire, fisiologica, come mangiare, come e quindi mi sembra che naturale, ormai è diventata proprio una cosa, un'esigenza primaria. Sì, penso che è assolutamente il futuro. Non ci sarà, credo, un mondo nel futuro in cui l'informazione possa essere esclusivamente calata dall'alto o a senso unico. Non riesco a immaginarlo, anzi, sarà un'informazione sempre più arricchita proprio dal contributo dei lettori che poi diventano produttori stessi con i loro commenti, produttori Sai, di notizie. sì, tra l'altro si parlava anche di questo aspetto. Non so se hai visto la nostra ultima intervista con Luca Conti, in cui si parlava appunto di un giornalismo generato dal basso, con notizie portate con la viva voce di chi è testimone di un evento, di una manifestazione. Secondo te possono convivere questi due aspetti, cioè giornalisti che comunque usano le fonti dei social network come fonti di notizie e comunque questo giornalismo, citizen journalism, come lo chiamano gli americani, dal basso? Guarda, non ho sentito la parte finale della tua domanda, però ti dico quello che penso su questo. Penso che non è che possono convivere, diciamo, i media tradizionali con questo tipo di informazione, che è molto più complessa della semplice dicitura, di come potrebbe far credere la semplice dicitura citizen journalism. Io penso proprio che sarà il futuro, è il futuro dell'informazione, cioè un'informazione che pensa di non di vivere indipendentemente. Da questo tipo di spinta informativa è un giornalismo che non ha nessun tipo di possibilità di sopravvivere. Ti faccio un esempio, ma questo precisiamo, non è che il giornalismo dal basso, partecipativo, l'informazione degli utenti che vivono direttamente un'esperienza possa mai sostituire l'informazione invece magari di professionisti, di giornalisti, di esperti, eccetera. È che le due cose si arricchiscono insieme. È un'esperienza arricchita che riguarda l'informazione e il giornalismo. Ti faccio un esempio. Non so se tu conosci la piattaforma Ushahidi, Confesso di no. che è nata durante i disordini in Kenya, è nata da blogger
Ed è stata definita dal New York Times il regalo che l'Africa ha fatto alla Silicon Valley. È una piattaforma che è nata in un momento di disordine in Kenya durante le elezioni presidenziali, in cui praticamente, diciamo, il regime non voleva accettare il risultato delle elezioni, quindi chiuse tutti i mass media e iniziò una vera e propria strage di civili, di cittadini. I blogger che fecero costruirono questa piattaforma, per cui permisero ai cittadini nelle zone più disparate del paese di inviare SMS, perché attenzione, lì i cellulari sono molto diffusi, quello che stava succedendo, come stavano andando le votazioni, praticamente le stragi che si stavano compiendo. Ebbe un successo strepitoso, dopodiché questo tipo di informazione è stata poi applicata, per esempio, nell'emergenza di Haiti, anche durante lo tsunami in Giappone, eccetera, eccetera. Noi ne abbiamo creata una come valigia blu per l'emergenza rifiuti a Napoli, si chiama emergenzaspazzatura.it, utilizzando proprio quella piattaforma in cui sono i cittadini che segnalano quello che sta succedendo. Questo ovviamente diventa, sia per i giornalisti che per le stesse autorità, le istituzioni pubbliche, importantissima. Da approfondire, da prendere, da lavorare ovviamente. E quindi penso che questo sia assolutamente fondamentale per il futuro dell'informazione, qualcosa di completamente innovativo. È una cosa che porta il cittadino ad essere, come dire, a impegnarsi attivamente per contribuire a migliorare la situazione, le cose, il contesto in cui si trova, soprattutto in situazioni di emergenza, ma non solo. Chiarissimo, quindi fondamentalmente non si escludono a vicenda, ma si arricchiscono a vicenda, chiaramente. Ti faccio un'altra domanda a questo punto, visto che si parlava di raccontare effettivamente i fatti come stanno. Qualche anno fa ho visto un'intervista che probabilmente hanno visto milioni di persone, sicuramente anche tu, in cui un giornalista italiano assai famoso diceva che l'Italia ha inventato un nuovo modo di fare le interviste, cioè fare le interviste senza domande, senza fare veramente le domande. Tu che cosa ne pensi, soprattutto in questo periodo un Classico del po'... TG1, direi, non solo, nel senso, anzi, è proprio tutto il servizio pubblico che in questo momento, tranne alcune eccezioni, soffre di questo tipo di situazione. Sì, penso che il problema c'è, si pone, soprattutto, ripeto, giornalisti in qualche modo troppo vicini al potere hanno questo tipo di purtroppo tendenza che danneggia ovviamente il buon nome del giornalismo in generale, ma anche la loro stessa professionalità, non danneggiando poi infine anche diciamo, il telespettatore, il lettore e l'utente finale, ovviamente, perché hanno poi usufruiscono di una informazione in qualche modo inquinata, manipolata. Sì, come diceva Terzani, i giornalisti non dovrebbero avvicinarsi troppo al potere. Purtroppo in Italia, questa cosa è, diciamo, in qualche modo uno standard, cioè solitamente il giornalista è vicino al potere e non sa come, rendersi autonomo da questo. Ovviamente non voglio generalizzare, però questa è una delle, diciamo, dei difetti, se vogliamo dire, dell'informazione italiana, sicuramente dovuto anche all'enorme, inaccettabile conflitto del Presidente del Consiglio, perché ovviamente è inaccettabile che un tycoon che possiede quasi più della metà dell'impero editoriale italiano, poi come Presidente del Consiglio possa anche essere il punto di riferimento per i tre canali del servizio pubblico senza con questo incidere e sull'informazione e sulla democrazia stessa. Questo però è stato possibile anche grazie, diciamo così, alla condiscendenza e all'asservimento di alcuni giornalisti. Quello che stiamo vedendo in Inghilterra è evidente, c'è stata un'evidente, come dire, complicità del tutto in negativo tra i media e il... Ma lì la democrazia ha reagito alla grande, anche se in ritardo, ha reagito alla grande e ora con gli stessi strumenti, diciamo, con la democrazia stessa sta riuscendo a sistemare, ad aggiustare il bug che si era creato per in quanto democrazia, che è una cosa strepitosa della democrazia stessa. Ecco, ci aspettiamo che lo stesso avvenga qui in Italia. Aspettiamo. Speriamo, speriamo. Guarda, io ho visto un pezzettino di quella diretta della BBC l'altro giorno
Posso dirti che sono rimasta stupita dalla crudeltà quasi, da quanto le domande fossero dirette, puntuali e non lasciassero scampo, fondamentalmente, cosa che in Italia vedo molto poco. Lo vedi anche con i giornalisti del servizio pubblico, la BBC è spietata con i politici di qualsiasi appartenenza, non è assolutamente una questione di destra o sinistra, sono spietati e basta, ma spietati nel senso giusto, No, cioè certo. sono, fanno le domande, ecco, quello che dovrebbe fare un giornalista sostanzialmente. In Italia o le domande non vengono fatte oppure le risposte non vengono date. Comunque mi sembra che O vengono visto. date in modo manipolato, c'è anche la terza versione. Per Sì. esempio, il TG1 tante volte abbiamo assistito a servizi chiaramente in cui era chiaro che in quel caso la notizia era stata data in modo deformato, oppure a un evidente, come dire, non voglio dire censura, però questa notizia, la notizia magari principale passa in secondo piano e poi si dà tanto spazio a notizie esilaranti, no? Che non dovrebbero avere dignità di notizia, ma lo diventano. Questa è un'altra formula, cioè o la notizia non la dai, o la domanda non la fai, o addirittura la notizia la dai ma la deformi. Sì, peraltro in questo quadro italiano, diciamo che la tua iniziativa di Valigia Blu, appunto, con le 154.000 firme, è stata come una boccata d'aria fresca. Come ti è venuta l'idea di fare una raccolta firme di questo tipo? No, questa è la cosa eccezionale dei social network, dei social media. Adesso ti racconto la storia. Io guardavo il TG1 e con me lo stava guardando anche il mio compagno, si chiama Christopher. A un certo punto al TG1 c'è la notizia, viene data la notizia che Mills è stato assolto. Ora considera che Christopher seguiva la stessa notizia sui suoi canali, no? Che sono canali inglesi. E ovviamente lui sapeva che non era stato assolto e quindi lui ha fatto un salto per aria mentre io ero rimasta immobile, quasi ormai, capito, eravamo abituati a questo tipo di disinformazione e ha detto: "Eh no, se passa questo può passare tutto, lui non è stato assolto, è stato prescritto". Io ci ho pensato un po', poi mi sono detta: "Ma io una lettera la scrivo" e scrissi questa lettera a Minzolini, ai vari vertici Rai, Zavoli e Garimberti e al presidente dell'Ordine dei giornalisti chiedendo, riportando un articolo di Michele Serra in cui appunto lui si scandalizzava per questo tipo di informazione, la rettifica, cortesemente di rettificare. Poi l'ho postata su Facebook, sul mio account personale. La cosa strana che è successa, io non avevo pensato minimamente alla raccolta firme, che la gente ha iniziato a scrivermi sotto quella La nota, nota. chiedendomi di poter firmare insieme a me quella lettera. Era spedito il lunedì, era sabato. E io ovviamente ho iniziato ad inserire le firme manualmente. Quando siamo arrivati a 500-600 firme, io con altre persone che non conoscevo e che mi hanno contattato, abbiamo pensato di fare questo gruppo in cui praticamente chi cliccava, chi si iscriveva al gruppo, automaticamente sottoscriveva, è come se avesse sottoscritto la lettera. Allora, il sabato io andai a dormire, che eravamo intorno a 1.000. La domenica quando mi svegliai eravamo 3.000, il martedì eravamo 150.000. E quando sono andata a portare le firme, perché io le ho stampate alla RAI, valigia blu, perché io stampai le firme, le misi in questa valigia che casualmente era blu, e le portai alla RAI, era il giovedì ed erano 200.000 firme, 203.000. Però. Quindi non è stata una ragionata pianificata. È stata la rete stessa in quel momento che ha deciso di partecipare e ha creato l'iniziativa. L'iniziativa è nata mentre condividevamo questa preoccupazione e questa richiesta.